Non poteva iniziare meglio la stagione in casa LPA, seppur si tratti soltanto di amichevole, i segnali che arrivano dal confronto con la Sages Napoli sono più che confortanti. Il risultato finale di 66 a 51, dopo una gara condotta anche ben oltre le 20 lunghezze, sono forse l'aspetto secondario di una serata che ha mostrato una squadra sulla buona strada verso il campionato. Voglia di difendere duro e sacrificarsi, di accelerare se necessario, di trovare le giuste soluzioni sotto canestro dove Narvisciute ha sfoderato una prestazione di grande brillantezza offensiva. Con 23 punti realizzati e un 9 su 9 su tiri liberi. Sono i tratti salienti della bella prestazione offerta all'esordio al Palacardito. Merito di coach Leonetti che sta plasmando un gruppo in cui ciascuna riesce a ritagliarsi il proprio spazio e ha le proprie responsabilità. Nonostante le pesanti assenze di Mikovic e di Capitan Ferrazzoli, il neotecnico Fitano ha potuto contare sull'energia di Quali Dominguez, sulla personalità di Nunzia Paparo e sulla pericolosità in transizione anche dall'arco di Valentina Maggi. Adriana Grasso, seppur non ancora al top della condizione, ha fortemente limitato l'australiana Tomlinson. Dalla panchina si sono fatte trovare pronte Aversano ed Albanese, ma tutto il gruppo ha risposto in termini positivi. A fine gara il coach sottolinea il lavoro ancora da svolgere sotto il profilo fisico. Abbiamo un'autonomia ancora limitata, ma non nasconde un pizzico di soddisfazione. Stiamo lavorando per dire la nostra in questo campionato. Per quanto riguarda la gara, il parziale iniziale è disarmante, 15 a 0 al settimo. La LPA morde in difesa, mostrando un evidente vantaggio in termini di preparazione. Il massimo allungo per la squadra arianese arriva in chiusura di prima frazione quando si registra un punteggio di 26 a 6. Le partenopee, con Tomlinson gravata di tre falli, si affidano alle doti perimetrali della lunga Bove. Bocchetti ricuce lo strappo, ma non si va oltre il meno 15. L'energia di Dominguez e la pericolosità costante di Narvisciute fanno riprendere il largo alle Irpine, che al 18esimo si portano sul 41 a 18. Nella ripresa la musica non cambia, la reazione delle partenopee sta tutta in qualche sortita di Tomlinson e Bocchetti. Narvisciute mantiene immacolato il suo rollino dalla lunetta e colpisce anche da oltre l'arco, così come Calandrelli che regala il massimo vantaggio 60 a 34 al 29esimo. La gara finisce qui, nell'ultimo quarto le ospiti limitano i danni rendendo il passivo meno pesante 66 a 51. Come detto, il finale tra 2 giorni di nuovo sul parquet, stavolta in trasferta a Battipaglia per un nuovo importante test della formazione di Leonetti.